La rassegna stampa di oggi 12 aprile 2016, occhio ai giornali, che, come di consueto, si apre con il Santo del Giorno. Oggi la Chiesa Cattolica ricorda un medico San Giuseppe Moscati, un medico eh, che visse, nacque nel 1880, mh, si dedicò chiaramente ai malati, eh, in particolare. Eh, salvò per esempio alcuni malati durante l'eruzione del Vesuvio nel 1906, nacque a Benevento ma visse praticamente quasi sempre a Napoli, fu direttore del reparto militare durante la guerra. Morì il 12 aprile del 1927. Straordinaria figura di laico cristiano fu proclamato santo da Giovanni Paolo II nel 1987 al termine del Sinodo dei Vescovi sulla vocazione e missione dei laici nella Chiesa. Il sole è sorto alle 6 e mezzo tramonterà e 7.50 di questa sera il tempo. Allora oggi avremo cielo sereno o poco nuvoloso con temperature senza variazioni di rilievo. Per domani, mercoledì 13 aprile, lo stesso parzialmente nuvoloso in mattinata, poco nuvoloso con velature nel corso del pomeriggio e temperature sempre stazionarie, giovedì ancora vedete tempo bello, giovedì 14 aprile con temperature senza variazioni di rilievo, il tempo comunque rimarrà stabile anche nel fine settimana. Allora, i giornali, cominciamo subito dal resto del Carlino che questa mattina dedica due pagine alla, alla verifica alla verifica che c'è stata al sopralluogo che c'è stato da parte della difesa dei periti a eh, Sant'Angelo Invado, o meglio eh, nella chiesetta di San Martino in Selva Nera dove eh, nel luglio scorso eh, fu ucciso il povero 17enne Ismaele Lulli. Ci sono stati momenti di eh, tensione soprattutto tra i parenti, qui vedete la, eh, lo sguardo che fulmina, così scrive il resto del credito questa mattina, in primo piano la mamma di Ismaele con a Accanto alcuni parenti, vedete sullo sfondo la chiesetta, poco più in là la croce, luogo del eh, delitto, e qui invece i periti con le macchine fotografiche e quant'altro, eh, con Ezio Denti a sinistra eh, e poi i collaboratori dell'avvocato A Sole che insomma difendono, eh, difendono eh, Igli. Eh, eh, colui che ha ucciso il eh, povero Ismaele. E dunque la maglietta: il titolo è questo: la maglietta esclude le sevizie, non è forata a provocare le ferite, non è stato il coltello di Igli, i periti appunto nel, eh, sopra, nel luogo del sopralluogo. L'altra pagina la vediamo subito con la rabbia dei parenti nel luogo sacro, ecco, vedete la croce che vi dicevo prima. Qui la mamma viene spesso a pregare, tensione tra i due gruppi attorno alla croce dove è stato ucciso il figlio, poi sono volate frasi pesanti tipo vergogna, se siete qui per cercare soldi possiamo farvi una uh, colletta. E questa è la notizia in primo piano sul, uh, sulle pagine di pesaro del Resto del Carlino. Su quella di Fano invece, la storia di una uh, ragazza uh, islamica. Ama un italiano marocchina in fuga, una ventenne perseguitata dalla famiglia. Lei dice: Ho paura, se mi troveranno sono sicura che mi uccideranno. E dunque è costretta a nascondersi dalla famiglia perché si è innamorata di un ragazzo italiano e vuole vivere all'occidentale. La giovane marocchina residente in un piccolo comune dell'entroterra fanese in fuga da diversi giorni e dice appunto di avere paura. La giovane ha tenuto nascosta questa sua relazione ma la madre e il fratello l'hanno scoperta. Ora dicono e scrivono quelli del giornale si troverebbe in una uh, zona protetta a Rimini. Reparto travagliato, il, eh, i 5 Stelle interrogano, disagio al pronto soccorso di Fano nel padiglione C, quanti soldi buttati, mentre sempre all'ospedale, all'ingresso, spunta la bandiera del Vaticano. Qualcuno si sarà domandato, forse non so se si vede bene, è qui la bandiera, eccola qua, eh, i colori sono il bianco e il giallo. All'ingresso dell'ospedale perché c'è questa bandiera perché si sta preparando eh, tutto per l'apertura, la cerimonia di apertura della Porta Santa per il Giubileo del, della Misericordia all'interno dell'ospedale di Fano. È, un, è una, una bella iniziativa che ci sarà domenica con appunto la cerimonia di apertura della Porta, della porta Santa. E sempre in tema di sanità e di ospedale, noi giovani siamo sulla politica, avanti Chiaruccia, Ceriscioli ne prenda atto, l'opposizione tuona contro Minardi, si dimetta. Eh, difende interessi privati. L'altra pagina ancora, stregato dalla, dalla sconosciuta si fa sfilare la collana, una coppia in auto adesca un anziano davanti all'Eurospin con la scusa di chiedere alcune informazioni e poi insomma un uomo, una bella donna e una bimba, tutti eleganti, parlavano inglese e alla fine eh, insomma sono riusciti a sfilare. A questo anziano eh, la eh, collana, poi sui furti ancora allarme: un eh, po' in tutta la provincia, a Fano. Anche l'altra sera c'è stato il secondo colpo in una trattoria, forzata la porta sul retro, il bottino magrissimo, 30 euro e un iPad. Poi vedete qua ancora la cronaca, ieri è stata una giornata di incidenti, il Carlino riporta quello accaduto alle 13.30 dove in Via Papiria una tredicenne in bicicletta è finita sotto eh, una macchina, per fortuna senza eh, grosse conseguenze. In Mille invece hanno partecipato l'ultimo saluto a Gloria Raffaelli, a Casinina si sta tutto il paese si è stretto attorno ai familiari e al compagno. Per l'ultimo saluto alla ventinovenne vittima della tragica eh, uscita di strada della sua Iaris alle 4.30 del mattino di venerdì eh, che appunto le ha, eh, ha strappata alla vita. E qui ci sono momenti, fotografie di eh, dolore eh, da parte del, dei parenti e giustizia invece è stata. È quello che chiedono per un altro ragazzino morto qualche anno fa, nel 2013, siamo sul Corriere di Senigallia. Eh, giustizia per nostro figlio ucciso in strada, sette anni mh, ha avuto l'autista ubriaco che travolse Francesco Saccinto. La mamma dice: Ora però vada in carcere, perché in appello la condanna è stata confermata a sette anni per Omar Turchi, il muratore che il 10 settembre del 2013 ha investito e ucciso appunto questo ragazzino in primo grado. Il giudice lo aveva condannato a sette anni, sei anni di reclusione e eh, uno di arresto perché ubriaco, con un tasso quattro volte superiore al consentito e senza patente perché gli era stata revocata nel 2010. Anche il Premier Matteo Renzi ha scritto ai genitori eh, di questo ragazzo ringraziandoli per l'impegno sull'omicidio stradale. Uh, rimaniamo sul Corriere Adriatico. Nuovo furto all'osteria. Siamo sulla pagina di Fanno. Rubano ovunque. Il titolare è sconsolato. Eppure i controlli ci sono. Gli esercenti. Del centro storico dicono non siamo tranquilli. Diversi negozianti si sono decisi a installare i sistemi di sicurezza. Segnalato anche il problema dei eh, teppisti. L'altra pagina di Fano: mobilitiamoci per dire no a Fosso 6 Ore. Appello di Sinistra Unita a convocare subito la manifestazione. Insieme Fano, Pesaro e l'entroterra. Ancora cronaca: schianto: quattro feriti. Tra questi c'è anche una eh, bambina. Impossibile riqualificare, andiamo a Pesaro, otto alberghi, otto hotel, gli albergatori chiedono la riconversione, una piazzetta al posto della bussola, un'assemblea generale dell'APA, riconfermati ai vertici Fabrizio Oliva e Roberto Signorini. L'altra pagina, quella di Pesaro, finanza di progetto, scelta devastante, Giovanelli rilancia le posizioni di Cicconi e sull'ospedale unico increspa le acque eh, chete del PD. Pesarese. La prima pagina di fano invece è del Messaggero, anche qui è per l'ospedale, divisi su tutto anche sul referendum. Il Comitato Promotore della Consultazione ribatte al Partito Democratico e chiede a Minardi di dimettersi. Sinistra unita, scettica sul voto, è limitato alla sola fano ed è fuori tempo massimo. Il Consiglio Comunale con le antenne puntate su quanto avviene a eh, Pesaro. Ancora cronaca, poi eh, sotto altre eh, notizie che potrete leggere sulla pagina di Fano del, del messaggero, noi chiudiamo la rassegna stampa con la prima pagina, eh, quella di Pesero, Muraglia, niente intesa, bipartisan, i dubbi di Forza Italia, dibattito inutile sul sito, Ceriscioli ha già deciso tutto, strigliata a Fano, su Chiaruccia si dia una calmata, i nodi di Fosso, eh, Seggiore. A centropagina, eh, schianto tra auto e scooter, gravissimo un pensionato, lo scontro a Fermignano. L'uomo è stato trasportato alla Torrette di Ancona. Infezione dall'isteria: il pericolo invece non è ancora scongiurato. Per il ministro Lorenzin che ha risposto alla deputata Brignone, sono Possibili nuovi casi. Ed è tutto, grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa. Noi ci vediamo stasera alle 20.30 con occhio alla notizia, il telegiornale di Fano TV. Arrivederci.